Cosa si aspetta da queste tre nuove etichette? Ma aspetto che abbiano il successo che meritano, perché dopo tanti sacrifici finalmente riescono a portare avanti il loro progetto. Ci sarà anche per la spillatura? Quando sarà? Quando avverrà? Ah? Io vedo, se mi sanno dire la data io faccio di tutto per esserci, poi se non riesco perché c'ho un contratto da qualche altra parte, peccato, però farò di tutto per esserci. Festeggiamo l'eroismo di questi uomini e lei è uno dei grandi sostenitori. Nel modo più assoluto, io devo rappresentare la città e quei cittadini che hanno la testa dura, che vogliono cambiare insieme alle istituzioni il futuro di questa città che è meravigliosa. La città la fanno i cittadini e la rassegnazione non è una cosa che può stare e albergare dentro ognuno di noi. Ecco, loro sono un esempio straordinario perché, ecco, da operai che erano stati messi fuori dal circuito ci hanno creduto e hanno lottato fino in fondo. Stiamo festeggiando qui oggi, come diceva lei, sono realmente 15 eroi della nostra città. Come dicevo prima a qualche suo collega, la Regione ha contribuito tramite il Presidente della Regione sin da qualche anno, forse eravamo in campagna elettorale, ha contribuito attraverso appunto i capannoni, attraverso gli strumenti, ma soprattutto secondo me ha contribuito non facendo mai mancare sia lui personalmente che come governo regionale l'apporto nei confronti di queste persone che hanno creduto nella realizzazione del loro sogno.